Eccoci, un saluto estivo, anche chi è in vacanza ci vedrà più in là, Be'ezrat Hashem. Cerchiamo il nostro Yom Yom di oggi ed eccolo qui. Essere attivi nelle vie della Hasidut significa che anche quando un Hasid è al mercato, completamente immerso nei propri affari, egli continua a pensare a cosa può fare in favore della Hasidut e del benessere dei Hasidim. Quando egli incontra fra la gente del mercato una sua conoscenza con cui è in rapporto d'affari, deve cercare di parlare al suo cuore affinché egli venga e partecipi a una qualche lezione su temi di Hasidut o a un etvadut. Essere attivi nelle vie della Hasidut è un obbligo personale che prescinde dalla grandezza o limitatezza della propria conoscenza della Hasidut. A questo livello io aggiungo che a questo punto tutti possiamo sentirci Hasidim, tutti quanti ci possiamo sentire più dentro, consapevoli al compito che ognuno di noi ha. Il compito che ognuno ha è influenzare e dare agli altri, come anche prima cosa. Ma in qualche modo oggi parleremo anche proprio di questo. E iniziamo collegandoci poi alla Parashah, Re'eh, e se ci riesco, vorrei, se non diventa troppo lunga, vorrei alla fine collegarmi anche al mese al quale ci stiamo preparando e al carattere del servizio del mese di Elul che ci sta aspettando alle porte. Vediamo se riusciamo a collegare il tutto. Ma partiamo da un tema al quale la Parashah, vedremo, riesce a dare una risposta sorprendente, nel senso che mai più, prima di sentire questa lezione, non avrei mai pensato che un argomento come quello che tratteremo, che risulta nella Parashah, contenesse questo tipo di significato che veramente. La Hasidut è appassionante, no? Va sempre a scoprire quello che in altro modo non si vede. Ma partiamo un po' dal tema. Il tema è, come abbiamo messo nella locandina, quando noi stessi facciamo a noi stessi, poniamo la domanda, ma chi siamo? O quando qualcuno semplicemente ti chiede, ciao, piacere, chi sei? E se noi andiamo a vedere come di solito noi rispondiamo, ognuno di voi può dire, come se uno dico a te, che ne so, Miriam, chi sei? Ti incontro per strada, non ti conosco molto bene e ti chiedo chi sei, cosa mi rispondi? Io prima di rispondere, ma chi mi chiede chi sono? Come? Prima di rispondere, mi chiedo, ma perché mi chiede chi sono? Ah, no, non facciamo troppo ovvi, andiamo a dare la dimostrazione di quello che in genere uno risponderebbe. Tu In risponderesti? genere, uno dice faccio, c'ho questo Come? impiegato, sono insegnante. In genere si presenta con il tipo di lavoro che fa. Sì, Sono un se insegnante, sono sono un impiegato, sono. insegnante, eccetera, eccetera. Ecco, grazie. Puoi chiudere perché ci sono rumori terribili, ma ci hai dato esattamente la risposta che stavamo aspettando. In genere, quando uno chiede chi siamo, risponde chi siamo in questo modo qui, che lavoro faccio, eccetera, eccetera. C'è una storia che viene riportata, la storia era vera, ma ha dentro un insegnamento che possiamo prendere. Era la storia di un Hasid ai tempi in Russia, in cui i Hasidim, soprattutto quelli del Rebbe precedente, che faceva di tutto per far fallire il progetto del regime comunista di far fuori qualsiasi traccia di religione, ebraismo, eccetera. I Hasidim, del Rebbe, dovevano stare molto ben attenti a non farsi beccare, perché chi veniva appunto beccato finiva in Siberia e con tutta probabilità finiva la sua vita così, tra dolori e stenti, se non fatto fuori prima. E
Quindi tutta la vita religiosa veniva praticata di nascosto, che comprendeva tutta la vita religiosa, vuol dire dall'insegnamento per i bambini, tutto quello che comporta le necessità di un ebreo che segue l'ebraismo. E con questo, essendo Hasidim, anche partecipavano ai Tevaduyot, a incontri hasidici, ovviamente di nascosto. E uno di questi Hasidim, una notte, una sera, esce da un Itvadut, dove aver bevuto, probabilmente fatto qualche lechaim, e per tornare a casa andava in giro come erano abituati, senza documenti. Stavano molto attenti a non andare in giro con i documenti, perché se venivano fermati col documento, venivano riconosciuti, finivano con tutta probabilità nei posti dove non dovevano finire. E proprio quella volta lì, effettivamente, un poliziotto lo incontra, lo ferma e gli chiede, lo ferma e dice: documenti. E questo qua, un po' anche per coraggio di aver bevuto, aver fatto qualche lechaim, gli risponde, sapendo di non avere i documenti, risponde: ma perché hai bisogno del mio documento quando mi hai davanti a te? Ecco, mi sono qui perché hai bisogno del mio documento. Ora, come Miriam ci ha gentilmente risposto, la maggior parte di noi a questa domanda risponde secondo quanto c'è scritto probabilmente sui nostri documenti. Cioè, rispondiamo rispetto a qual è la nostra professione, i nostri titoli di studio, qual è la nostra posizione sociale, i possedimenti che abbiamo. Questo è, con questo noi ci identifichiamo nel pensare chi siamo. E già raccontata così comincia a diventare un pochettino problematica la cosa, dice un momento, questo siamo noi. Ma la vera domanda, chi siamo, cioè qual è il nostro compito, il nostro scopo qui nel mondo, in genere questa domanda resta dentro, resta senza risposta, non ce la poniamo molto neanche. E invece la domanda è questa: qual è il significato della nostra vita? E anche quando non la sentiamo dentro di noi, non c'è dubbio che questa domanda preme, perché nessuno di noi alla fine vuole sentire che è venuto qui al mondo solamente per mangiare, bere, andare a dormire, lavorare e una volta all'anno magari andare anche un po' in vacanza, aspettare di finire i propri giorni. Cioè, uno dice: ma allora perché sono arrivato qui? Cosa ci sto qui a fare? Che senso ha? Per cui è una domanda che dentro preme, è veramente un bisogno, ma non sapendo riconoscere questa domanda, come ci ha provato Miriam e come lo farei anch'io quando qualcuno mi incontra e mi chiede chi sono, con questo mi identifico, questo io rispondo. Però, avendo dentro il sentimento di questo bisogno di avere un qualche significato, un qualche valore, e non sapendolo formulare la domanda giusta, cercare nella direzione giusta, cioè cercare dentro di noi, spesso e volentieri andiamo a cercare fuori di noi, quindi andiamo a cercare dei sostituti, sostituti che placchino il bisogno interiore di sentire che noi abbiamo un significato, il nostro compito nel mondo, che siamo importanti, per cosa siamo qui, per sentire in qualche modo che c'è bisogno di noi, che non siamo qui inutili. Ora, abbiamo bisogno di sentire che qualcosa che va al di là appunto del sopravvivere, di arrivare al fine mese, mangiare, dormire, bere, lavorare, eccetera. Ci deve essere qualcosa oltre a tutto ciò. E se non trovo risposta, cercherò appunto dei sostituti che mi facciano sentire che valgo qualcosa, che c'è bisogno di me. Questi sostituti, come abbiamo già buttato lì in genere, sono: quanti soldi ho? Qual è la mia posizione sociale, eccetera, in modo da poter rispondere: io sono un direttore di un'importante azienda, ho delle proprietà, ho qualsiasi altra descrizione che mi veda in un qualche status dove ha senso, giustifica la mia esistenza qui nel mondo e dà un qualche valore anche a questa mia esistenza. O posseggo questo e questo, eccetera. Quindi, alla fine, se vediamo bene alla domanda chi siamo,
Noi rispondiamo come se fosse la domanda cosa facciamo, cosa possediamo, ma non chi siamo, cosa siamo. E qui c'è una possibilità ancora peggiore di questa, perché questa non è la peggiore, ce n'è una peggiore. Perché quando succede che non troviamo dei validi sostituti, perché uno in effetti magari non ha un grande status sociale, non riesce in tante cose, non è particolarmente ricco, non ha un qualcosa per quale sentirsi che vale, che c'è bisogno di lui, che è importante nel mondo, cosa succede? Che a volte per il bisogno di emergere, di sentirsi speciali, si sceglie una strada che ci sembrerà assurda, ma se andiamo a vedere bene, tipi così non solo esistono, ma anche noi in alcuni momenti della nostra vita ci cadiamo dentro, alcuni di noi almeno, io senz'altro. E questo ci collega già in qualche modo alla nostra parasha in cui si dice, vedi, io ho posto davanti a te la benedizione e la maledizione, quindi Hashem ci mette la possibilità di scegliere fra la benedizione, fare il bene nel mondo, fare il compito nostro e ricevere anche tutto il bene, o scegliere la maledizione, siamo noi che scegliamo di non fare il bene, scegliere l'altra strada. Ora, succede a volte che, anche se appunto sembra assurdo, che l'uomo scelga la maledizione come stato che gli conferisce importanza. Cosa vuol dire? Si può arrivare a volte nella vita, alcuni o a volte anche noi stessi in alcuni periodi, sentiamo come un vantaggio nell'esprimere quanto soffriamo. Quanto siamo poveri che ce n'è capitata questa e questa e quella. Non che le cose non ci siano capitate. Può benissimo essere che veramente abbiamo seri motivi per la nostra sofferenza. Però una persona volta verso la benedizione, diciamo, di tendenza magari reagisce cercando quel poco di bene che ha e la strada per uscire, per alzarsi da questa situazione. Mentre c'è chi, e non so se gli è mai capitato, ma è quasi chi volesse aiutarli è quasi come viene a disturbare uno stato, ma come non mi vieni a dire, ecco, poverino, come ti capisco, che fa sentire la persona che ha in quel modo una sua unicità, è speciale in qualche modo. E se gli risolvi i problemi, finisce che non ha più niente, non è neanche speciale. Per cui preferisce alla fine entrare nei problemi o, se non entrare, finire nei problemi, ma restarci e lamentarsi, lamentarsi, lamentarsi e dimostrare a tutti quanto soffre nella vita. Non può sentire qualcun altro che soffre perché diventerebbe una concorrenza al suo status sociale. Sono cose che io incontro tutti i giorni, ma purtroppo in certi momenti incontro anche dentro di me. Fuori di me, perché non è il mio vero io, una cosa così. Per cui siamo spinti veramente da questo bisogno che è reale di sentire che siamo unici, che siamo importanti, che valiamo qualcosa. Siamo portati a cercare qualsiasi soluzione che ci dia un po' una risposta a questo bisogno. E a volte può essere anche una soluzione, una risposta che non è per niente, uno stato di qualità di vita che merita in nessun modo. Ora, visto che ci siamo collegati alla Parashah Re'eh, vediamo che proprio nella Parashah troviamo la risposta a tutto questo, la risposta di come noi possiamo trovare, cercare di trovare dentro di noi quell'unicità, quel valore che ci fa sentire che noi siamo importanti, abbiamo un significato, abbiamo un compito nella vita, eccetera, eccetera, eccetera. Ci fa capire la strada per arrivare a questo. Qual è questa strada di una mitzvah che non ci riguarda in tutti i momenti, ma una volta ogni 7 anni, la mitzvah dell'anno di Shemitah. Ora noi siamo abbastanza freschi di anno di Shemitah, ci ricordiamo ancora abbastanza bene quello che abbiamo passato, nonostante che oggi come oggi
nessuno di voi, di noi vive l'anno di Shemitah come lo potevano vivere allora, quando veramente la vita si basava al 98%, penso, sull'agricoltura, cioè si viveva di questo, per cui tutto il proprio guadagno, il proprio essere si basava su questo. Per cui quando ogni 7 anni bisognava a un certo punto smettere di lavorare la terra e chi possedeva dei campi non poteva, poteva al massimo mantenerli, ma non poteva fare i raccolti, portarsi in casa le cose, doveva lasciare entrare chiunque volesse a prendersi quello che volesse, solo nella quantità per mangiarlo, non per portarsi cassette da portarsi a casa. Cioè non si poteva fare raccolto, non si può fare raccolto, non si può vendere raccolto. Si può usare il prodotto spontaneo della terra per il proprio uso personale quotidiano. Però il padrone del campo, quell'anno lì, non è più il padrone del campo, non lo è. E addirittura c'è un'altra, parte di questa mitzvah, di questo anno particolare, in cui finisce che anche uno che ha lavorato sodo, ha guadagnato e essendo di animo buono, ha concesso un prestito a un amico, a un vicino, a qualcuno che ha avuto problemi, gli ha chiesto un prestito, arriva l'anno di Shemitah e questo è costretto a dire ok, no, non restituirmi niente, non sono più miei questi soldi, te li puoi tenere. Davanti a questa mitzvah viene da chiedersi perché? Perché bisogna fare una cosa simile? Perché Dio ci comanda questo? Cioè che all'improvviso tutto ciò per cui abbiamo lavorato, faticato, sudato, all'improvviso non ci appartiene. Ora, oltretutto, soltanto dare qualche particolare in più alla storia dei debiti, dei prestiti, eccetera, la via che si è trovata, chi ha prestato deve poter in tutta sincerità dire non mi devi restituire, non è più mia questa cifra. Però se l'altra persona onesta desidera fargli un regalo di quella somma, non una restituzione, ma un regalo, può farlo. E anche i nostri saggi hanno avuto a un certo punto problema, i problemi o strabini, perché le persone che sudando e faticando guadagnavano i soldi e poi si avvicinava l'anno Shemitah e gli venivano chiesti i prestiti, tendevano molto meno a cercare di dare i prestiti perché io poi non li vedo più sti soldi, per cui è venuta fuori anche la soluzione del Prusbul che tutti conoscono, per cui è qualcosa che anche noi dichiariamo ogni anno di Shemitah, in cui il nostro debito passa a essere verso il Beddine, non verso la persona, e in questo modo, in qualche modo, si aggira la cosa. Ma ancora, ci chiediamo perché. Perché nel momento in cui ho lavorato così tanto per il prodotto del mio campo, ho lavorato così tanto per i soldi che ho prestato, perché non sono più miei? Cosa la Torah ce l'ha con la proprietà? Qui la Torah viene a restituire il giusto equilibrio alla persona. Questo forse è il punto da ricordarsi, che adesso spieghiamo, però poi come concetto possiamo farlo nostro. E siccome oggi non viviamo la Shemitah come lo era allora, dobbiamo trovare noi una via di fare questo, per fare questo processo, questo stesso lavoro, senza l'aiuto così pratico della Shemitah come era vissuta allora. Però, siccome l'occasione, ci viene data come occasione spirituale, dobbiamo coglierla e vedere come utilizzarla, ma vediamo di entrare un po' di più nella cosa. Allora, nei 6 anni in cui la persona lavora al suo campo, produce, si ingrandisce, cosa succede? Che finisce per identificarsi con la sua proprietà, ci ha messo dentro il sudore della fronte, cioè, anche se contadini che lavoravano per lui, comunque andava a letto pensando come migliorare la produzione, come era qualcosa che lo prendeva tutto,
Per cui c'era un identificarsi in tutto quello che costruiva. A quel punto, se immaginiamo il padrone di una vigna, se gli si chiedeva chi sei, cosa diceva? Sono il padrone di questa vigna, dell'uva che produce questo vino speciale, oppure io sono prodotto il produttore di questo olio e così via. Quello che abbiamo visto prima su di noi, questo è quello che succede e succedeva anche allora. Quindi invece di parlare di chi è, dirà cosa possiede, perdendo la possibilità di cercare, individuare veramente chi è, qual è la sua parte unica, speciale. La sua parte unica, speciale diventa: io sono quel produttore famoso per cui il vino che ti porti a tavola, ecco, vedi, quello lì sono io, l'ho fatto io. Questo è il io, chi sono, che impedisce di trovare chi sono veramente. La Torah non viene qui a dire che è contro Chas v'Shalom al lavoro, al guadagno, all'ingrandirsi, ai possedimenti. No, con tutto ciò si possono fare infatti cose buone. Cioè, uno che guadagna soldi può fare un sacco di cose buone con questo. Quello che la Torah viene qui a rimettere ordine, a riequilibrare, è la possibilità di come tu vivi, senti tutto questo. Quindi per un anno ti mette nella condizione in cui più niente ti appartiene. Ed un tratto l'uomo che ha costruito tutta la sua sicurezza, le sue forze, il suo status su quello che ha conquistato materialmente, si trova solo a quel punto davanti a se stesso. Non può più raccontare che è quello, perché non lo è più. Quindi se non è più tutta l'esteriorità che fino adesso ha costruito la sua immagine, si ritrova davanti solo a sé e deve cominciare a guardarsi in un altro modo. Niente, perché niente è suo. Ultimamente io ho un'allergia ai clacson, che è qualcosa che... Qualcuno dovrebbe venire a abitare a casa mia per capire cosa vuol dire soffrire dei clacson. Perché chi suona il clacson perché si nervosisce, quello che non capisce che lui passa e se ne va, ma chi abita lì sente lui e tutti Non quelli che sono. potresti vivere in India suonano 24 ore. Beh, allora diciamo che nella mia zona sono in India, praticamente questo è quello che succede. In India c'è scritto suonare, per favore, non mettere il segnale. Ok, penso che di nascosto l'abbiano messo anche dalle mie parti. Comunque, wow. Va bene, riprendiamoci. Allora, quando si arriva a questa occasione che Hashem ci dà, ci viene data appunto l'occasione di individuare chi la persona è. Lui stesso, non che cosa ha. È l'occasione di staccarsi da tutto ciò che è esteriore, materiale, anche se solo per un periodo determinato, non per sempre, e di scoprire che cosa abbiamo di speciale, che non dipende da ciò che ci circonda, qualcosa di spirituale e interiore che ci caratterizza, che esprime chi siamo veramente. Ora, in genere, la maggior parte delle nostre energie noi le investiamo in tutto ciò che è la parte esteriore della nostra vita. Siamo occupati in questo, anche a volte solo per bisogno, ma anche perché ci sembra che solo lì abbiamo poi un riscontro, che possiamo vedere dei risultati che ci danno una buona sensazione. Ma se vogliamo scoprire qualcosa di noi, veramente qualcosa di vero, ciò richiede uno sforzo, non arriva da solo. Come per l'anno di Shemitah, bisogna a un certo punto, lì era facile perché era comandato. Oggi per fare un lavoro simile ce lo dobbiamo autocomandare questo, di staccarci da tutta l'immagine, l'importanza, l'identificazione con tutta l'esteriorità, le materialità della nostra vita. E indirizzare noi attivamente la nostra attenzione sulla nostra parte più interna, quindi spostare
tutta l'attenzione che in genere noi la mettiamo su ciò che ci occupa, ciò che ci attrae di più, lì in genere va la nostra attenzione. Dobbiamo prendere questa attenzione e non cominciare a fare le cose senza stare attenti a quello che facciamo, non si sta parlando di questo, ma lì l'attenzione che viene presa è proprio attenzione di questo è il valore, questo sono io, questo devo fare, se no chissà cosa succede, se no chissà come mi vedranno. Spostare questa attenzione e cominciare a farsi le domande, chiedersi a vedere dentro io chi sono veramente, senza titoli, senza definizioni, senza descrizioni, dentro io chi sono, quali sono le mie forze, qual è il significato della mia vita, il mio compito, perché sono qui. Ora, quando siamo disposti a staccarci un momento dalla sensazione che ci danno le nostre conquiste materiali, abbiamo allora facilmente l'occasione di incontrare noi stessi. Finché non lo facciamo, difficile che ci incontriamo e abbiamo l'occasione di porci le domande giuste e conoscere la forza spirituale unica che è in me e che posso e cosa io posso dare al mondo, perché quello che alla fine ci fa sentire bene è io sono qui per qualcosa e ho qualcosa da dare. Questo in genere ci fa sentire bene. C'è un motivo, c'è un senso, c'è un significato per il quale io sono qui perché posso dare qualcosa. Arriviamo a distinguere quindi fra ciò che è esteriore e la nostra interiorità. E durante la vita i due piani spesso e volentieri si confondono, non riconosciamo cos'è essenziale, cos'è interiore profondo e che cos'è esteriore. Facciamo abbastanza spesso un'insalata, interpretiamo non correttamente le cose e ci identifichiamo non nelle parti giuste. Durante la vita, appunto, questi due piani si confondono. E l'anno di Shemitah o il corrispettivo del processo di lavoro che noi invitiamo noi stessi a intraprendere viene a dare l'occasione di fare chiarezza, di distinguere, di mettere ordine nei nostri valori. Qui viene dato un esempio dalla Torah interessante, che è l'esempio di Yosef. Yosef, famoso per i suoi sogni, a parte i sogni che lui ha interpretato per il faraone, Yosef stesso ha fatto i famosi sogni, i sogni dei covoni, per cui 11 covoni si inchinavano al suo, cosa che i fratelli non hanno preso per niente bene, dicendo ma come? E dopo le cose peggiorano ancora quando non solo i covoni si inchinano al covone di Yosef, ma il sole, la luna e le stelle, 11 stelle, si inchinano a Yosef stesso. Questa cosa sappiamo, tutta la storia dove l'ha portata, alla prima occasione i fratelli si sono liberati di lui, vai a raccontare un'altra parte i tuoi sogni, così vedremo cosa si avvera. E così è cominciato tutto il tribolare di Yosef. Ma qui c'è qualcosa da capire. Cosa vengono a dire questi sogni e la differenza che si trova nei due sogni? Perché inchinarsi, c'è cioè un inchinarsi al covone di Yosef e un inchinarsi a Yosef stesso. Allora, Yosef praticamente dice: io so, sono destinato a diventare viceré con potere materiale, potere che gli permetterà poi di aiutare materialmente i fratelli. Potere economico, potere del governo, potere. Ma Yosef vede anche come è destinato a diventare una guida spirituale. E i fratelli, come avranno bisogno dell'aiuto materiale, così avranno anche bisogno della guida spirituale. E quando verranno a chiedere il pane, si inchineranno al covone di Yosef, non a Yosef. Perché Yosef non è il covone, non è la parte materiale, non è il potere economico e materiale. Quindi Yosef già dall'inizio ha la consapevolezza che quello non sono io. Yosef riuscirà in una maniera incredibile nella sua vita a
Il potere che acquisterà è eccezionale, ma ancora prima di cominciare a dire questo, è già consapevole che lui non è questo. Io sono il valore spirituale che porto nel mondo, il bene che posso dare, è la vita stessa, il suo significato. Ora, i possedimenti sono dei mezzi per vivere, ma non sono la vita, non sono io. E Yosef lo sa fin dall'inizio. E per questo niente poté distoglierlo dalla consapevolezza di chi era e del proprio compito. Era completamente collegato, sapeva chi era, non si confondeva. Tutta la ricchezza, le possibilità che ha avuto in mano, non l'hanno mai confuso, non si è mai identificato con questo, non si è mai spostato dal collegamento del significato della sua vita e del perché e del compito per il quale era al mondo. Questo è un insegnamento per ognuno di noi. E se la sua missione era di aiutare, Yosef, abbiamo visto, lo fa in ogni situazione, anche quando trova i ministri in prigione, che poteva dire: ma chi me ne importa se siete tristi, voi e tutto il governo che mi ha fatto finire qui, mentre io non ho fatto niente. Yosef, qual è il suo compito? Dare bene nel mondo, aiutare. Qualsiasi posto lo metti, fa quello che è il suo compito. Questo nessuno glielo può portare via. Questo è suo, questo è lui, è la vera essenza della persona. E anzi, non solo non viene a togliere questa possibilità, ma gli permette di essere chi è e comunque di compiere appunto la sua missione, di fare il bene. E questa è qualcosa che nessuno e niente può portare via. E per una storia molto vicina a quella di Yosef ai nostri giorni, è di un famoso Hasid, non è più fra noi, ma ancora della nostra generazione, praticamente generazione precedente, ma vicino a noi, e molti avranno sentito il suo nome, è Rav Mendel Futterfass, una persona della quale molti hanno, penso abbiano sentito. Una persona che ha aiutato e sofferto tantissimo in Russia sotto Stalin, sotto tutto quello che ha passato, dove appunto farsi beccare a dire qualcosa che non era come il governo voleva, ti ritrovavi come niente appunto in Siberia e la tua vita finiva così. E lui anche è finito in un campo di lavoro in condizioni durissime. E in quel campo di lavoro erano stati imprigionati anche personaggi, non ebrei, personaggi, perché bastava in quel periodo lì chiunque esprimeva una parola, si lasciava scappare una parola che non era conforme o non lodava, il governo si ritrovava lì. Siberia, tutti insieme appassionatamente. E quindi sono finite lì anche personaggi di rilievo, persone che avevano denaro, potenza, possibilità, anche artisti, persone di livello. E c'era un uso ormai che questo tipo di persone, che erano abituate ad avere rispetto nella loro vita, si ritrovavano tutte le sere a piangersi sulla spalla, a ricordarsi tutte le cose, il loro status, il loro benessere, tutte le cose che possedevano, che ora non possiedono più, e si piangevano proprio addosso. L'unico che non partecipava a questo piagnisteo pubblico era Rav Mendel Futterfass. E a un certo punto, incuriositi, uno gli ha detto: vedo che tu non hai niente da rimpiangere, evidentemente, con tutta probabilità non hai perso niente perché probabilmente non avevi niente neanche prima. E Rav Mendel Futterfass disse: mi spiace, ma vi sbagliate. Io ero un uomo d'affari, guadagnavo bene, avevo successo, ero ricco e i soldi che guadagnava li ha usati abbondantemente per finanziare yeshivot e tutto il lavoro di nascosto dell'ebraismo. E non solo, moglie, figli, che ora sono a Londra
e non vedo più e non so se vedrò più. Per cui questi guardano all'Ibiza e dicono: ma allora perché non ti lamenti? A quel punto sentite la risposta di Rabbi Rav Mendel. Spiega che effettivamente lui era un uomo d'affari, ma che l'affare, il business più importante della sua vita, continua a condurlo anche lì in Siberia. Lo guardano un po' allibiti, no, cos'è sto business, che cosa puoi fare qui? Quindi lui spiega, ogni mattina, pur avendo molto di cui occuparmi, uomo d'affari, ad organizzare mille cose, ma ogni mattina mi sono sempre rivolto a Dio per chiedergli cosa vuoi da me ora, cosa posso fare nel mondo che ti faccia piacere. Questa è la cosa che mi ha sempre condotto, guidato in tutte le mie azioni. Ogni volta che ogni azione facevo, la confrontavo e dicevo: questo è quello che Hashem si aspetta da me, mi chiede. Di questo c'è bisogno che io mi impegni, faccia. Quindi ogni cosa, se ci si chiede se corrisponde al compito per il quale Dio l'ha messo nel mondo. E questo, dice Rav Futterfass, questo posso continuarlo a fare anche qui. Ogni mattina dico a Dio: una volta volevi che pregassi con Minyan. Adesso qui non c'è questa possibilità, quindi evidentemente la tua volontà adesso è che io preghi da solo, per cui adesso faccio la tua volontà e prego da solo. Una volta volevi che io studiassi Torah sui libri, oggi evidentemente tu vuoi che io studi la Torah che ho memorizzato e studio la Torah a memoria. Questo è esattamente quello che farò. Vuoi che aiuti le persone qui? Questo è ciò che farò. È come quello che aveva raccontato Yosef, è molto vicino, è molto simile. Sono qui, ho un compito, questo compito è parte di me e sono io, e questo non me lo può portare via nessuno e lo posso fare in qualsiasi condizione e situazione. Quindi quando la cosa centrale della nostra vita è la nostra missione nel mondo, nessuno ci può spostare da lì. E questo, sentire questo, ci dà un senso di stabilità, di forza, di equilibrio. E questo è l'insegnamento che noi ricevamo da Shemitah, e se riusciamo a utilizzarlo e a ricrearlo per noi come sensazione, è un insegnamento molto forte. Ora, un esempio che viene fatto è proprio come l'uva della vigna, abbiamo parlato degli agricoltori, viene calpestata sotto i piedi e a quel punto dà il vino, e il vino, proprio il vino, non il succo di mango, di arancia, di limone, ma il vino è stato scelto per santificare lo Shabbat, per santificare le feste, per essere versato sull'altare, o proprio come l'oliva che viene spremuta con forza dall'olio e poi è capace di accendere la menorah nel tempio. Così possiamo imparare noi, quando noi siamo disposti, tra virgolette, a schiacciarci, a schiacciare un po' la nostra parte esteriore, si rivela il segreto che è dentro di noi. Schiacciare il bisogno di essere riconosciuti e rispettati per il nostro status, per ciò che abbiamo raggiunto, o come abbiamo fatto l'esempio prima, perché guarda come siamo poveracci, in tutti i modi in cui cerchiamo di attirare l'attenzione, sentire un motivo esteriore per cui che ci dia un'importanza nel mondo. Quando schiacciamo questo bisogno, lo allontaniamo, il bisogno di essere conosciuti per quello che possediamo, questo apre la strada al rivelarsi del valore nostro interiore, quello vero, quello che è sempre dentro di noi e che nessuno può portarci via. La domanda è quanto siamo disposti a farlo. Non è un processo automatico, richiede decisione, richiede un lavoro, richiede di mettersi in cammino su un cammino che non è, che va molto contro la nostra natura, quantomeno la natura della nostra
anima animale. Il mondo ci trascina sempre da un'altra parte. Serve da noi uno sforzo attivo e consapevole, un investimento di energia. Decidere che noi investiamo in questo, rivelare la nostra disponibilità a rinunciare, per esempio, a qualcosa per darlo a un altro, a rinunciare a una parte del nostro tempo per andare a aiutare qualcun altro. E qui torniamo a un tema che abbiamo trattato e super trattato e non finiremo di trattare, che è quello della Vat Israel. Perché è un punto talmente centrale dello scopo per il quale siamo qui che non possiamo non guardarlo. E anche in questa occasione si collega, che uno può chiedersi come si può amare tutti come amiamo noi stessi, come si può aiutare gli altri con amore, con sincerità, con amore. Perché in astratto è facile, io amo tutto il popolo di Israele, però quando c'è il vicino che me ne ha fatte di tutte e non lo posso proprio vedere, non lo amo, non sento questo amore. Per cui non è una cosa automatica e capiamo che è un lavoro, ma com'è possibile? Com'è possibile arrivare a farlo, a sentirlo? Come si può amare gli altri come noi stessi? Ora c'è la famosissima storia che nessuno ormai può dire di non aver sentito, della domanda che è stata fatta da una signora di una certa età che ha chiesto al Rebbe stupita, cioè, ma come fa a stare in piedi ore e ore e ore quando riceve, per la distribuzione di dollari, quando io che sono più giovane di lei, non ce la farei mai, mi stanco, com'è possibile? E la risposta sarebbe famosissima, è quando si contano diamanti non ci si stanca. Ora, la preziosità del diamante, noi sappiamo, sta nella sua rarità, nella sua unicità. Più il diamante è raro, più ha delle caratteristiche uniche, più questo lo rende prezioso. Infatti, se si trovassero diamanti così come si trova la ghiaia, evidentemente non varrebbero niente. Dio ha impiantato in noi, in ognuno di noi, una unicità. Una prova materiale è nell'impronta delle nostre dita, che è unica, non trovi un altro al mondo. Eppure, quanti giri e rizirgogolì, come si dice, puoi fare su un dito, eppure miliardi di persone non ce ne sono due uguali, c'è una cosa incredibile. E questo è proprio come il passaporto per dire anche dentro, ognuno di noi ha ricevuto una sua unicità, un'anima che è unica, sua, una forza spirituale unica, che ha la capacità unica che ognuno ha di noi, ognuno di noi ha di dare qualcosa al mondo che solo lui, un altro non può dare quello che quella persona può dare. Ognuno di noi è unico, ha questo diamante dentro. E passare il processo in cui si schiaccia la nostra esteriorità permette di rivelare tutto ciò quando e quando si acquisisce questo modo di vedere, quindi non vedi con degli occhiali che vedono solo tutto nella loro esteriorità, ma guardi dentro la preziosità, unicità che Dio ti ha messo dentro, quando scopri un po' questo dentro di te, succede qualcosa di molto interessante perché si apre dentro di noi anche la capacità e la curiosità di guardare anche gli altri in modo diverso. Perché viene voglia di scoprire anche negli altri dov'è il tuo diamante? Cioè, lo so che ce l'hai anche tu, magari non lo vedo, dov'è il tuo diamante? E quindi chi scopre in sé la propria unicità, il proprio valore, inizia a vederlo anche negli altri e amare questo valore in sé come negli altri diventa a quel punto non solo possibile, ma inevitabile. Cioè, è inevitabile che quando vedi una cosa molto bella la ami. Quindi quando tu cominci a essere in grado di vedere in te una cosa incredibile, unica, speciale e cominci a vederla negli altri, per forza ami te stesso e ami gli altri.
gli altri diventano persone interessanti con le quali voglio passare il mio tempo. Proviamo a immaginarci un attimo come tutta la nostra vita cambia nel momento in cui entriamo in un simile tipo di processo. Questo è il compito di ognuno, vedere il bene particolare ognuno, unico che c'è in tutti. Chiederci cosa c'è di speciale, ognuno dice è mio marito, è mia moglie, nei miei figli, cominciare a guardarli con occhi diversi. Dov'è il tuo diamante? Cosa c'è di speciale? Con la sicurezza che c'è. Quindi trovarlo in noi ci porta a crederlo e a vederlo anche in ognuno. E qui un esempio che viene fatto per finire è che ognuno di noi può essere, questo è legato a una storia, non so se da Gemara, non ricordo bene, una storia di uno tzaddik che prima di morire gli è stato detto che aveva molti allievi. E questi allievi che sono stati proprio costruiti da lui come persone, come Rabbanim, la cosa che uno gli ha detto è: tu sei più prezioso di una goccia d'acqua, di una goccia di pioggia. Dice, cos'è una goccia di pioggia da essere prezioso? E tutti noi possiamo essere come una goccia di pioggia, perché quando una goccia di pioggia cade su un terreno asciutto, il punto in cui è caduta e bagna il terreno, fa in modo che un seme che fosse capitato di lì esca fuori e da lì venga fuori una pianta. Quindi quando noi vediamo in giro persone che sono come una terra asciutta e noi li guardiamo come fa una goccia d'acqua, il nostro modo può fare in modo che da quella persona esca la pianta, questo è il segreto, il bene che c'è nella persona. Quindi possono entrare dei ricercatori e trovatori di diamanti in noi e negli altri. Non so quanto tempo è passato e se, però volevo fare un piccolo collegamento, spero che mi riesca a farlo piccolo, con il mese in cui stiamo entrando, con il tipo di lavoro che ci aspetta e con qualcosa che alla fine si collega a quello che abbiamo detto oggi. Sappiamo che il mese di Elul, tutti gli anni ne parliamo, se vogliamo riconoscere il tipo di lavoro, basta che studiamo un po' il significato dell'acronimo della parola Elul, che si rifà a un verso del Shira Shirin che dice Ani Ledodi Vedodili. Ora sappiamo anche che il mese di Elul è il famoso mese che ci prepara al giorno in cui il re ci giudicherà, Rosh Hashanah. E per cui quando ci si prepara un giudizio bisogna fare un po' i conti in tasca, come siamo messi, dove abbiamo fatto bene, dove abbiamo fatto male, cosa dobbiamo aggiustare. Però sempre quando uno deve fare un conto, non si dice cheshbon nefesh, non ricordo mai come tradurlo in italiano. Deve analizzare un po' la propria situazione, come fa anche un buon commerciante. A un certo punto deve fare l'inventario, vedere com'è andata l'annata e capire dove può investire di più, dove può migliorare le condizioni, dove ha sbagliato. Così noi dobbiamo farlo. Però, per quanto riguarda il nostro lavoro, che cos'è che andiamo a controllare? Dobbiamo avere un metodo di misura che ci fa capire cosa andiamo a controllare, perché cosa andiamo a controllare, quante preghiere abbiamo fatto, quante mitzvot abbiamo fatto, chi ne ha fatte di più, è più bravo, cioè che cosa. È chiaro che uno deve anche guardare quanto, in modo anche quantitativo, qualitativo, come ha fatto le proprie mitzvot, ma il mese di Elul, col suo acronimo, viene a darci il metodo di misura che noi dobbiamo utilizzare. Quando noi diciamo Anile Dodi, io verso il mio amato verso di me, parlo del rapporto che lega il popolo di Israele a Dio, del rapporto che lega ognuno di noi a Dio. Quindi quando io faccio il resoconto dentro di me di come è andata la mia annata di lavoro, quello che devo chiedermi è quanto le mitzvot che ho fatto, le preghiere che ho fatto, tutte le cose buone che ho fatto, quanto effettivamente
mi hanno avvicinato a Dio o no, perché paradossalmente io posso aver fatto, posso fare una lista di tantissime mitzvot che ho fatto, ma se vado a vedere se mi sento dopo tutto questo più vicina a Dio, dico no, le ho fatte un po', come si dice, automaticamente si esce d'obbligo, si è abituati, bisogna fare le cose, si fanno le cose. Magari un'altra persona ha fatto molto meno, ma ha fatto uno sforzo in cui con la sua cavanà è riuscito a sentirsi, a superare degli ostacoli che gli impedivano magari anche di fare poche mitzvot, ma gli ostacoli grandi che ha superato l'hanno veramente avvicinato, perché possono esserci le situazioni più diverse, però quello che dobbiamo andare a capire è quanto il nostro lavoro ci ha avvicinato ad HaKadosh Baruch Hu. E rispetto a questo, capire dove possiamo lavorare meglio, aggiustare, correggere. Ma la cosa qui che vogliamo arrivare a dire, che è più specifica, è come gli anni in qualche modo lo diciamo, è che proprio l'ordine di questo verso ci fa capire che l'inizio del lavoro deve comunque partire da noi. Ani Ledodi. Ora, se il lavoro deve partire da me, qual è la cosa che io devo riconoscere come importante? Perché io posso anche arrivare a dire, ma in fondo tutto quello che ho io non è mio, accado solo un po' che me lo dà. Quindi io faccio, ma chi sono io? È Hashem che fa. E in questo modo, come dire, togliersi un po' dalla responsabilità dell'importanza che può avere il lavoro che si fa qui dal basso. Perché queste sono piccole cose, uno le vede su di sé come una piccola cosa. Ma proprio lì è il punto. Quando noi siamo anche portati. In fondo ci sono momenti nella vita di ciascuno in cui abbiamo ricevuto come un'illuminazione, come un risveglio dall'alto, in cui Dio ci ha fatto sentire, abbiamo sentito qualcosa che non è stato un risultato di un nostro sforzo, di un nostro lavoro, ma tutto un tratto ci siamo sentiti aprire verso qualcosa, abbiamo sentito di più. Quindi la nostra vita molto spesso è fatta di momenti in cui ci sentiamo giù, in cui non ci sembra di avere le forze per cambiare qualcosa, per far qualcosa. Facciamo il minimo indispensabile, facciamo quello che dobbiamo fare, senza particolare vitalità, e aspettiamo il momento, e sappiamo che ogni tanto arriva il momento in cui Hashem ci fa un regalo, ci apre qualcosa, a quel punto ci sentiamo come in un'altra dimensione, ottimisti, sentiamo di avere delle forze, operiamo in un altro modo. E quindi passiamo il tempo a aspettare che arrivino quei momenti in cui prendo il treno, prendo il passaggio e vado. Quando si dice Ani Ledodi, la preziosità è proprio nel periodo, nel momento in cui mi sembra di non avere nessuna forza, di non valere particolarmente, di chi sono io, cosa sono io in fondo, e quando tutto mi sembra che non mi dà la possibilità o il mio sforzo non può avere nessuna importanza, quando lì, in quel momento, nonostante tutto, io prendo la responsabilità del lavoro Ani Ledodi e faccio anche una piccola cosa, ma proprio piccola, quella piccola cosa che viene da una parte molto diversa, quella piccola cosa è quando viene detto, com'è il detto? Si apre cos'è il buco della cruna e del lago e Hashem ti apre le Chodosh Machat e Hashem ti apre i portoni del castello, insomma, come dire che un piccolo sforzo e Hashem ti risponde, cioè Ani Ledodi e ce le do di lì, cioè Hashem alla fine sì ti risponde e più del lavoro quotidiano che fai per forza,
il lavoro proprio che fai quando le condizioni intorno non ti sono per niente favorevoli, eppure, nonostante questo, tu fai quel piccolo movimento, quel piccolo sforzo che fa vedere che qualcosa dentro di te è vivo, vuole, desidera, quel movimento lì è il lavoro che viene più apprezzato e che diventa veramente la preparazione. In altri anni abbiamo spiegato come il lavoro di Anil e Dodiv e Dodi Li legati al mese di Elul, uno dice, va bene, Anil e Dodi è il lavoro che io faccio per vedere che cosa ho fatto di buono o cosa devo correggere nel mio lavoro verso Hashem. Ma se Anil e Dodi Li rispecchia il lavoro del resoconto che devo fare, come faccio a fare il resoconto di Dodi Li, di quello che Hashem mi dà? Cioè, non sono io che faccio il conto di quello che Hashem mi dà. Ora, proprio perché entrambe le parti del verso riguardano il nostro lavoro e il mese di Elul, proprio tutto quello che abbiamo raccontato prima sul rivelare questa parte di noi interna, interiore, profonda, vera, essenziale, legata a Dio che nessuno ci può portare via, proprio questa parte di noi è una parte di noi molto più alta, che parte da un livello molto più alto. Quando noi facciamo il nostro lavoro in certi momenti di Anil e Dodi, da quella parte lì, quando si rivela un po' questa parte vera di noi, questa essenza, è già il nostro Dodi Li, è un lavoro di una parte che già, come viene chiamata anche l'ebreo di Shabbat, a Shabbat un ebreo passa fase, si trova una fase al di sopra, non al suo livello normale. Ogni giorno noi possiamo cercare di recuperare questo legame, questo aggancio con un livello che sempre esiste dentro di noi. E quando partiamo da lì, il nostro lavoro è già un lavoro di Dodi Li, Dodi nel senso che è una parte di Dio che esiste dentro di noi. Per cui il lavoro raccomandato prima ci aiuta, verrà aiutarci a lavorare meglio anche per tutto quello che consiste il servizio del mese di Elul al quale ci apprestiamo e capire, dare veramente importanza a ogni piccola cosa che ognuno di noi può fare quando viene dal punto più sincero e più vero, e per fare questo ci deve essere uno sforzo, un investimento di energia, una decisione di iniziare un percorso. Nulla di questo è automatico, ma quando ci si mette in cammino, poi la sensazione di star facendo qualcosa, di avere significato e importanza qui nel mondo ci riempirà e penso che sarà il ripagamento, la ricompensa più grande che si possa immaginare per ora, poi quella effettiva la riceveremo anche molto presto con la Geulah Be'ezrat Hashem. Spero di essere riuscita in qualche modo a spiegarmi, a raccontarmi. Ok, chiudiamo qui per quello che riguarda la registrazione, mentre sarò felice di sentire un minimo di condivisione, Be'ezrat Hashem.